Allora, sono felice di essere ancora qui a proporvi un piccolo lavoretto da fare oggi come strumento musicale. Allora, oggi costruiremo uno strumento molto facile ma molto simpatico, che è una nacchera, le nacchere 2. Allora, sono queste quelle originali, quelle che usano i ballerini spagnoli per ballare e che tengono in mano per darsi il ritmo. Allora, noi ne faremo una molto semplice. Innanzitutto prendiamo un cartoncino, un pezzetto di cartone, una scatola. Io l'ho già ritagliata. La ritagliate così a forma di rettangolo. Poi l'appoggiate sul tavolo e con dei pastelli a cera, quelli che ho io, o con delle tempere, se vi piacciono di più, iniziate a colorare tutta una parte di questo rettangolo di cartone che abbiamo preparato. Allora, io lo faccio molto veloce, lo faccio anche non benissimo, ve lo dico sinceramente, perché non posso farvi un video lungo lungo e quindi fare tutte le rifiniture. Voi sicuramente, a parte che siete più bravi di me, a parte che avete un pochino più di tempo, riuscite a colorare meglio. Rosso e verde. Due colori che si vedono un po' bene, ma potete decidere i colori che volete. Vediamo, se adesso riesco. Ok, allora. Questo lato l'ho colorato, veloce l'ho colorato. Poi magari posso anche farci degli addobbini. Inventatevi quello che volete, lo decorate come volete. Adesso io vi faccio questo, per esempio. Ecco, vedete un po' cosa ho fatto. Una faccina. Benissimo, fatto questo, lo appoggiate e cercate o procuratevi due tappi. Allora, io adesso sto usando questi di ferro. Sicuramente si possono usare anche quelli di plastica delle bottiglie. Delle bibite o dell'acqua. Allora, questi tappi vanno incollati non sulla parte che avete colorato, ma sull'altra parte del cartoncino, in fondo, nei punti più lontani. Vedete così? Allora, come fare per incollarli? Dobbiamo prendere la colla o un nastro biadesivo. Allora, io ve ne incollerò uno per ciascuno in modo che si vede un po' come fare. Allora, la colla non va usato l'attac, ma va usata una colla molto pastosa, per cui il vinavil piuttosto che una colla stick. La si mette un po' sul, vedete qua, sul cartoncino, e poi il tappo va incollato e poi magari va aggiunta un po' di colla per sigillare. Questa è la parte più difficile del lavoro, ok? Vediamo se riesce, sta lì. Poi vabbè, ci vuole un po' asciugare, per cui non sarà veloce la cosa. Oppure usate il nastro biadesivo. Ne tagliate un rettangolino, lo mettete da questa parte, incollate qua. Dopodiché staccate e l'altro tappo che ho messo qui lo attaccate sempre con, pigiando un pochino qui. Oh, molto bene. Allora, quando i due tappi sono attaccati in questo modo, vedete? A metà del cartoncino fate una piega, per cui piegate il cartoncino, in modo che quando poi i due tappi si avvicinano, adesso questo non è attaccato perché la colla deve asciugare bene. Vi faccio vedere uno che ho fatto ieri, così che la colla è riuscita ad asciugare. Ecco qua. Allora, questo l'ho fatto ieri. L'ho colorato anche di qui ho fatto la signorina, di là ho fatto gli occhi del signorino. Allora, questi qui sono attaccati, vedete che se io li prendo in mano, ok. Allora, nacchere, potete farne una, due, a seconda del cartone che avete e dei tappi che avete soprattutto. Poi dobbiamo usarli
insieme alle nostre maracas, al nostro bastone cucchiaio di legno che abbiamo suonato sulla nostra pentola o sulla nostra ciotola. E quindi dopo magari vi faccio un pezzettino di video con l'utilizzo di tutti questi strumenti insieme, perché ogni settimana ne costruiamo uno e ogni settimana aggiungiamo uno strumento a quelli che abbiamo fatto. Nacchere, ciao ciao, buon lavoro.